Il suo contributo era quello che si potrebbe chiamare un enorme valore aggiunto, cioè la capacità di caricarsi del valore del fatto che stava narrando e di portarlo intatto agli spettatori, facendo in modo che non ci fosse quella perdita, a volte grave, che c'è fra l'accadimento di un evento e la rappresentazione di un evento. Lui era capace di farlo accadere di nuovo di fronte a coloro che lo ascoltavano, senza alterarlo, senza cambiarlo, senza colorirlo e senza perdere un pezzo. Era una capacità narrativa giornalistica piuttosto rara e molto da apprezzare. Se fossero state filmate tutte le occasioni in cui l'ha fatto, ci sarebbe un corso di giornalismo straordinario. Qualunque cosa si dica, si può dire bene o male, ma la voce rimane bella e rende la comunicazione più gradevole. Ecco, il senso dell'umorismo ha un'importanza enorme in tutto il giornalismo di Berbato e starei per dire fosse mai tipico del mestiere di giornalista. L'avere alle spalle una dose di umorismo che filtra continuamente è come far diventare acqua pura anche l'acqua inquinata. Perché il ridere, il sorridere, il capire, umorismo è distanza dall'evento quanto basta per riderne, che vuol dire averlo giudicato, capito e parodiato. E questa è una qualità molto rara, lo distingueva in modo nettissimo ed era un legame profondo che legava alcuni di noi, quello di un senso dell'umorismo che ci dava la possibilità, per esempio, di vivere abbastanza bene in quella Rai, che non era quella che è oggi, ma era pur sempre un'azienda giornalistica di Stato.